Trasmettiamo lo studio tenuto nella Chiesa Cristiana Evangelica di Fontanellato, le quattro personalità nel Nuovo Testamento, seconda parte. Oratore Andrea Belli. Buon ascolto. Vogliamo, cari fratelli e sorelle, proseguire questa serie di meditazioni che il Signore ha messo sul mio cuore, meditazioni che vogliono essere collegate, che sono collegate a quanto poi andremo a vedere successivamente nel libro dei Proverbi, ovvero queste quattro personalità che noi abbiamo nel Nuovo Testamento. Abbiamo detto che non vogliamo parlare di personaggi specifici, anche se faremo riferimento a personaggi specifici per dimostrare quanto andremo a dire, ma soprattutto vogliamo vedere quattro categorie di personaggi che ricoprono non solo il Nuovo Testamento, ma tutta la Bibbia, tutta la parola di Dio. Abbiamo detto che queste quattro personalità le abbiamo introdotte la volta scorsa, partendo dalla categoria peggiore fino ad arrivare alla categoria migliore, se così possiamo dire. È il falso credente, il credente carnale, il credente debole, il credente spirituale. Sono questi quattro personaggi che noi abbiamo iniziato a vedere, e per ognuno di questi personaggi analizzeremo dei testi che fanno proprio riferimento a loro. E abbiamo proprio iniziato la volta scorsa il capitolo settimo del Vangelo di Matteo. Vi invito a aprire la scrittura e rileggendo il brano che abbiamo iniziato la domenica scorsa. Matteo capitolo 7, versetti 12 fino al versetto 23. Matteo 7, versetti 12 fino al versetto 23. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Stiamo proprio vedendo la prima parte di questo discorso che sappiamo fa parte di un discorso molto più ampio che il Signore Gesù fa sul monte. È il famoso sermone sul monte che inizia in Matteo 5 e finisce proprio in Matteo 7. Possiamo dire che dopo l'immagine delle due case che abbiamo dal versetto 24 fino al versetto 29 termina questo sermone, che poi verrà anche ripreso da altri Vangeli. Allora, abbiamo visto come ci sia questa contrapposizione forte, questo disequilibrio, possiamo dire, tra chi trova la via, chi si incammina per la via stretta e chi si incammina per la via larga. In altre parole, il Signore Gesù sta chiaramente dicendo che nel novero degli uomini la maggioranza, molti, si incamminano per la via della perdizione. Pochissimi, pochi, sono quelli che si salvano.
che si salvano, sappiamo, non per le loro opere, ma che si salvano perché hanno capito, hanno compreso e hanno ubbidito a quello che è il messaggio del Vangelo. Allora, che cosa dice appunto il Signore Gesù? Poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. Allora, vogliamo innanzitutto vediamo come nella scrittura la via larga, questo è giusto precisarlo, non ha sempre una connotazione negativa, non ha sempre un significato negativo, c'è un significato positivo. L'unico significato positivo riguardante la via larga è quando il Signore dà occasione e dà opportunità all'uomo o al credente di predicare il Vangelo. È interessante quanto leggiamo ad esempio in 1 Corinzi 16, quando Paolo dice: rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste, poiché qui una larga porta, qui si parla di porta, mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Allora, è interessante, il Signore dà alla Chiesa larghe opportunità, cioè tante opportunità per predicare il Vangelo, ma predicare quale via? Una via stretta. Se noi ad esempio pensassimo alle opportunità che abbiamo avuto nella settimana precedente o alle opportunità che Dio ci vuole dare nella settimana che è appena iniziata, non possiamo certamente dire che non abbiamo mai occasione di testimoniare, non abbiamo mai occasione di predicare il Vangelo. Ne abbiamo tantissime di occasioni, tantissime. Sta a noi avere la saggezza di coglierle tutte, di approfittare di tutte le occasioni che il Signore ci dà. L'Apostolo Paolo qui sta parlando di una situazione particolare, sta parlando del momento in cui lui era ad Efeso e a Efeso si era effettivamente aperta una larga porta. Paolo stava evangelizzando, stava predicando il Vangelo ed è contento di questo. Per Paolo non c'era gioia più grande di vedere anime convertite. E la stessa gioia, miei cari, deve essere anche nostra. Io credo che non esiste una gioia più grande di vedere anime che accettano il Signore. Una gioia che è incommensurabile. Ricordiamoci sempre che per un'anima che si ravvede vi è gioia in cielo. Gli eserciti angelici, il Signore stesso, insieme ai santi che ci hanno preceduti nella gloria, gioiscono per un'anima che si ravvede. E questo è qualcosa di veramente straordinario. Però abbiamo anche i significati negativi a riguardo di questo. E quello che noi leggiamo ad esempio in Proverbi, capitolo 14, versetto 12, vediamo l'illusione dell'uomo. Che cosa dice l'autore? C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Ecco la larga via. Vedete, i Vangeli non hanno scoperto nulla. Il messaggio del Vangelo era già contenuto nell'Antico Testamento. E ne abbiamo una dimostrazione anche qua. Nel libro dei Proverbi ci viene detto che all'uomo c'è una via che gli pare diritta, apparentemente. Appunto questa via larga, questa via comoda, dove non ci sono problemi. Se vogliamo, i problemi possono avvenire dopo, ovvero quando ci si converte al Signore. Ma questa via, ecco l'inganno, conduce alla morte. Conduce alla morte. Questa è l'apparenza. L'uomo pensa di intraprendere la via giusta e corretta perché gli sembra diritta, ma questa via apparentemente giusta è la via della religione, dello sforzo umano, dell'umana concezione di potersi accaparrare la salvezza con le proprie forze. Mai mi dimenticherò di una telefonata che feci un po' di tempo fa a una signora di San Secondo. E questa signora mi disse: fossero tutti come me i cittadini di San Secondo. L'orgoglio dell'uomo. Ecco cos'è l'orgoglio dell'uomo, l'apparenza. Vi è una via che pare diritta, ma essa conduce alla morte. Quale tragedia, quale dolore, quale angoscia per tutti coloro che pensavano di aver intrapreso la via giusta, la via corretta, ma in realtà questa via ha condotto soltanto alla perdizione. In Ezechiele 33, versetti 10 e 11, un brano che abbiamo ricordato anche la volta scorsa, dice il Signore: tu figlio d'uomo, di' alla casa di Israele, voi dite così: le nostre trasgressioni, i nostri peccati sono su di noi e a motivo di essi noi languiamo. Come potremmo vivere?
di loro come è vero che io vivo, dice Dio il Signore. Io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché morireste, o casa di Israele. Che cosa rappresenta la via? La via significa, ha il significato nella scrittura di uno stile di vita che l'uomo ha scelto. Allora il Signore ci dice che ci sono due stili di vita che noi possiamo scegliere, non 3, 4, 5, 10. Ci sono solo due stili di vita: o lo stile di vita dell'empio, sia esso religioso, sia esso indifferente, sia esso ateo, sia esso agnostico, non c'entra questo, il problema è che è empio, o lo stile di vita del figlio di Dio, del divenire figli di Dio e di perseguire, di seguire la strada della consacrazione al Signore. Ma è bello ricordare come in questo brano ci viene detto che il Signore vuole che l'empio si converta, è di questo che si compiace. Di che cosa si deve convertire l'empio? Della sua via, del fatto che lui ha scelto la via larga, ma ad un certo punto dice: io sto seguendo una strada sbagliata qua. Io sto seguendo una strada sbagliata che mi porta alla perdizione, devo andare dall'altra parte, anche se è una via stretta, anche se è una via che ha delle scomodità, ma devo scegliere quella via. Anche se queste parole sono rivolte al popolo di Israele, è vero, sono valide per tutti. Dio non vuole la morte dell'empio, ma vuole la sua vita, vuole la sua conversione, vuole il suo ravvedimento. Questo è quello che vuole il Signore. Anche se dovrà per la sua giustizia e santità condannarne tanti allo stagno di fuoco e di zolfo, ma Dio non è responsabile di questo. L'uomo è responsabile delle scelte che compie, perché ha tutte le carte in regola per poter scegliere il Signore. L'abbiamo ricordato, è Dio che prende l'iniziativa verso tutti quanti, è Dio che parla al cuore di tutti, ma ci deve essere risposta al messaggio del Vangelo. Fermo resta che si tratta sempre di una precisa scelta dell'uomo. Egli può tornare indietro, cambiare strada e via, ovviamente per l'iniziativa di Dio e i suoi richiami. Se noi pensiamo ad esempio alla nostra esperienza, vero? Per quanti anni, più o meno, ci siamo incamminati per la via larga? Io mi sono incamminato per la via larga per soli 11 anni. Ma per altri, può essere per 20, per 30, per 40, per 50 anni. Ma ad un certo punto c'è stato un cambiamento totale. Si è entrati per la porta stretta, si è entrati per quell'unica porta che noi abbiamo visto essere il Signore Gesù stesso. Nel capitolo 22 del libro degli Atti, interessante, l'apostolo Paolo fa un discorso ai giudei che lo volevano uccidere e lui racconta la sua esperienza. Vorrei leggere con voi questo brano. Atti 22, versetti 3 a 5. Guardate che cosa dice Paolo a questi giudei. Atti 22, versetti 3 a 5. Fa praticamente testimonia della sua conversione. E dice: io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città e educato ai piedi di Gamaliele, nella rigida osservanza della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi. Perseguitai a morte, guardate come chiama i cristiani, questa via. Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani, avute da loro delle lettere per i fratelli. Mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Vedete, ci vuole coraggio, per dire quello che dice Paolo raccontando il suo passato. E se noi leggiamo il libro degli Atti, in almeno 3 occasioni Paolo racconta di essere stato un persecutore. Ci vuole coraggio, perché in quel modo si riapriva, se vogliamo, una sorta di ferita che lui aveva nel cuore. Ecco perché lui dirà: io sono il minimo degli apostoli perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Sono l'ultimo di tutti, sono il primo dei peccatori.
perché ho perseguitato, dice questa via. Perché la chiama via? Perché la Chiesa si è incamminata per la via stretta, per questa via che il Signore Gesù proprio qui mette in evidenza in Matteo 7. Ed era conosciuta così. La setta, come si concepiva allora dei cristiani, era vista come la nuova via. Come mai questa espressione? Perché essi avevano scelto una via diversa, una strada, un sentiero diverso da tutto il resto dell'umanità. E questo è il cristiano. Il cristiano è colui che va controcorrente. Il cristiano è colui che sceglie una via che altri non hanno intrapreso. Tutto il mondo sceglie un'unica via, ma la Chiesa ha scelto una via alternativa, che è l'esatto opposto della via larga e spaziosa di cui ci parla il Signore Gesù. Quindi è interessante questa testimonianza di Paolo, il quale parla del suo passato e della sua carta d'identità di perfetto fariseo, cresciuto dal maestro più influente di allora, che era Gamaliele. Gamaliele era un dottore della legge stimato, come noi sappiamo, in tutto il popolo, ma che a causa della sua ignoranza e malvagità perseguitò quelli della via. Se noi vogliamo fare un paragone con quello che faceva Saulo da Tarso con la Chiesa, possiamo paragonarlo benissimo a quello che accade oggi in Medio Oriente con coloro che si professano cristiani e sono perseguitati dai musulmani estremisti. Non c'è nessuna differenza. Questo era Saulo da Tarso. Con la differenza, no, non con la differenza, perché il musulmano estremista ritiene di fare le cose giuste per onorare Allah, Saulo da Tarso faceva così perché? Perché pensava di piacere a Dio. Quando Anania va da Saulo, Anania che cos'è che dice? Signore, ma proprio da lui devo andare. Ma tu non sai quello che ha fatto? È certo che il Signore lo sapeva quello che aveva fatto. Ma io ti mando proprio da lui, perché ho fatto di lui uno strumento per predicare il Vangelo davanti a tutti gli uomini. Anania, devi andare proprio da lui. Qualcosa di impressionante, perché se qualcuno mi dicesse di andare da un uomo che ha incarcerato, fatto frustare, che ha fatto uccidere tanti cristiani, e il Signore mi dice proprio da lui deve andare, come risponderei io a questa chiamata? Sarei come Giona, il quale disse io a Ninive non ci voglio andare? Ma non ci voleva andare per paura. Giona non voleva andare a Ninive perché aveva paura che lo uccidessero i niniviti. Giona non ci voleva andare perché sapeva che Dio avrebbe salvato una città malvagia come Ninive se si fossero ravveduti. Una città che aveva ucciso tantissimi ebrei, tantissimi israeliti, che aveva deportato tanti ebrei. La prima deportazione di Israele è proprio la deportazione della Siria. E Giona dice, io devo andare là? Da queste persone che hanno sterminato intere famiglie di ebrei? Sì, Giona, tu devi andare là. Quando il Signore ci rivolge degli ordini che noi non capiamo, possiamo rimanere perplessi, stupiti, ma siamo chiamati a comportarci come Anania, non come Giona. Anania obbedì. Signore, tu mi dici di andare da Saulo da Tarso, da quell'uomo violento e persecutore? Io ci vado. E ci fu un incontro straordinario tra questi due uomini. Saulo da Tarso, poi Paolo, come parlerà di Anania? Ne parlerà come un uomo pio e ubbidiente al Signore. Qualcosa di veramente toccante. Quindi, proprio perché i cristiani avevano scelto quale via seguire, quella indicata dal Signore Gesù, cioè la via angusta e difficile, come la descrive il Signore Gesù, che è la via, la strada della salvezza. Il Signore Gesù inoltre è preciso e dichiara in modo lapidario dove conduce la via larga. Conduce alla perdizione, che vuol dire, da un punto di vista etimologico, alla distruzione. Alla distruzione. Che noi sappiamo essere non una sorta di annientamento, ma un giudizio eterno e definitivo nella sofferenza di tutti coloro che non hanno creduto nel Signore Gesù. E l'uomo si illude, è vero che scegliendo la via larga e spaziosa sperimenterà la gioia e la vera felicità, ma
purtroppo non è così. Vedete, diverse volte mi è capitato, quando andavo in posti che non conoscevo, magari ero con mia moglie o con mio papà, dove il navigatore ci diceva di andare per una strada e apparentemente questa strada non sembrava quella giusta. Perché? Perché magari era una strada stretta, una strada di campagna, e dice, ma figuriamoci se io devo andare proprio lì. E continuiamo per la strada principale, no? La strada larga e comoda. Ma il problema qual era? Che la strada principale ci portava lontano dalla meta. Per arrivare alla meta bisognava proprio fare la strada di campagna. Persino nella quotidianità noi siamo così. Noi guardiamo all'apparenza, quando in realtà noi sappiamo che è il Signore che conosce ogni cosa. Da un punto di vista spirituale è la stessa identica cosa. L'uomo empio preferisce la strada principale, la via larga, l'autostrada preferisce. Non vuole andare nella strada, nel sentierino di campagna, dove ci sono le spine e i rovi, ma proprio lì ti devi andare per poter essere salvato dal Signore. Il salmista poteva dire nel Salmo 40: ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Un bellissimo salmo di Davide dove ci viene parlato della liberazione che lui ha ricevuto dal Signore. Il Signore mi ha liberato dalla fossa di perdizione. Egli ha ascoltato il suo grido, ed è veramente bello quando un figlio di Dio sperimenta la risposta del Signore in esaudimento alla sua preghiera. Davide si trovava in una situazione difficile. Qui probabilmente parla di fossa di perdizione non in senso spirituale, ma per quanto riguarda il dolore fisico che lui stava sentendo. Ma la stessa realtà vale per la perdizione spirituale alla quale tutti noi eravamo destinati. Dio ci ha liberati da una fossa di perdizione. E questo significa, come Davide sapeva, ecco perché chiede aiuto al Signore, che l'uomo non può fare nulla per risolvere il suo problema gravoso e che esiste da sempre, cioè il peccato. Non poteva fare nulla, né Davide né nessun altro, per risolvere questo problema. Ecco perché tutti noi possiamo dire, insieme a Davide, tu, Signore, mi hai tratto fuori, mi hai liberato dalla fossa di perdizione. Ma domandiamoci, che cos'è la perdizione? È semplicemente la condanna eterna di Dio? C'è un passo che è impressionante, che abbiamo nel libro di Osea, capitolo 13, dove ci viene detto che la perdizione è l'essere contro Dio. L'essere contro il Signore. Dice il Signore ad Israele: è la tua perdizione, Israele, l'essere contro di me, contro il tuo aiuto. Quindi potremmo dire, prendendo questo passo, che la perdizione inizia nel momento in cui ci si ribella a Dio. Certo, poi raggiungerà il suo apice con la condanna del Signore, ma la perdizione inizia nell'essere contro Dio. Ecco perché possiamo dire: tu, Signore, mi hai liberato dalla perdizione, mi hai liberato da quel tempo dove io ero ribelle a te e ora sono un tuo figliolo. Qualcosa di straordinario, ma interessante adesso, ed è toccante vedere le parole che il Signore rivolge al suo popolo. La via larga e spaziosa, abbiamo detto che è apparentemente la più bella, la più facile, però in essa non c'è la volontà di Dio. In essa non c'è il Signore. L'uomo è lasciato solo a se stesso e di certo giungerà un'eterna rovina, come dirà Pietro, puniti di un'eterna rovina se non c'è ravvedimento e conversione. L'essere contro Dio, qualcosa di tragico. Viene paragonato questo status alla perdizione. Ecco perché, fratelli e sorelle, sia che i nostri familiari, che i nostri amici, che i nostri colleghi di lavoro sono contro Dio, nel nostro animo, che ci sia sempre un sentimento di compassione nei loro confronti, lasciando al Signore quello che Lui farà certamente, che è quello di parlare al loro cuore. Ma il Signore, e andiamo adesso alla via che abbiamo scelto noi, stretta invece,
è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Abbiamo un brano parallelo nel Vangelo di Luca, al capitolo 13, dove il Signore dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici! Ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so da dove venite, allontanatevi da me, voi tutti malfattori. È interessante vedere i brani paralleli che noi abbiamo di un brano specifico. Nel Vangelo di Matteo, poi lo vedremo quando lo analizzeremo meglio, ci viene parlato di opere potenti. Noi abbiamo fatto in nome tuo opere potenti. Abbiamo scacciato demoni, abbiamo fatto questo, questo e quest'altro. Quindi che cosa ci viene parlato? Del fatto che queste persone erano sempre con Gesù. Non di opere eclatanti, ma del fatto che erano sempre con Gesù. Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Come fai a dire che non ci conosci? Come fai a dire che non mi conosci? Se sono sempre stato con te. Anche Giuda Iscariota fu sempre col Signore Gesù, vero? Ma lo conosceva il Signore Gesù in tal senso, come figlio di Dio? No. Lo conosceva come malfattore. Eppure fu sempre con Gesù. Mangiò alla sua tavola. Ascoltò le sue predicazioni. Vide, come gli altri discepoli, le opere potenti che il Signore fece, ma rimase duro di cuore. Duro di cuore. Satana poté entrare nel suo cuore, perché il suo cuore era duro. Satana non poté entrare nel cuore degli altri discepoli, perché avevano creduto veramente nel Signore Gesù. Come abbiamo sottolineato prima, l'uomo cerca in tutti i modi, basandosi sui propri sforzi, di meritare la salvezza di Dio, ma questo non è possibile fino a quando non ci si rende conto del proprio bisogno spirituale e che solo il Signore può risolvere la situazione dell'uomo. È solo illusione. Davanti al Signore nessun empio potrà mai giustificarsi. Nessuno potrà dire: ma io ho sempre frequentato le riunioni, ma io ho sempre letto la Bibbia, ma io ho sempre pregato, ma ho fatto questo, questo e quest'altro. Il Signore sempre risponderà: io non ti ho mai conosciuto. Sei un malfattore, un operatore di iniquità. Quando in Matteo 7 leggiamo dei due alberi, che cosa dice? E questo lo vedremo più dettagliatamente. Non dice un frutto qualsiasi. Tutti fanno dei frutti. Tutti fanno qualcosa, producono qualcosa. Deve essere un frutto buono, che Dio gradisce. E chi lo può fare questo? Solo un albero buono, non un albero cattivo. Vedremo questo paragone, vero, quando ci arriveremo. In Proverbi 11, versetti 18 e 19 è scritto: l'empio fa un'opera illusoria. Ecco cosa sono le opere dell'empio: illusione. Ma chi semina giustizia ha una ricompensa sicura. Così la giustizia conduce alla vita, ma chi va dietro al male si avvia verso la morte. Il falso credente è solo un uomo che si illude, o una donna che si illude, che vive nell'illusione. Vive nell'illusione di essere qualcosa che non è. Ed è questa la tragedia. È questo il dolore. L'empio compie un'opera illusoria come i religiosi di oggi. E quando parliamo di religiosi non parliamo solo della Chiesa Cattolica, parliamo in generale. Religiosi di oggi che pretendono con i loro sforzi di entrare in paradiso. Ma che cosa dice il brano? Che chi semina la giustizia, chi mette in pratica la giustizia, non come opera meritoria, ma come conseguenza di una trasformazione interiore, chi pratica la giustizia è lui che riceverà una ricompensa sicura, perché la giustizia conduce alla vita. La giustizia conduce alla vita. Però domandiamoci: cosa succede prima di praticare la giustizia? Cosa deve avvenire in noi? E allora ci risponde molto bene l'Apostolo Paolo quando ci dice che è Dio che ci ha donato la vita, è Dio che ci ha vivificato, come è scritto in Efesini 2: Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati,
ai quali un tempo li abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo, in Cristo Gesù. Ecco il cambiamento. Non è bello, vero, sentirsi dire che per natura eravamo figli di ira. Questa era la nostra natura. Figli di ira. Non eravamo figli di Dio. Non nasciamo figli di Dio. Ci diventiamo. Per natura noi siamo figli di Dio, ovvero i bersagli dell'ira di Dio. Ecco perché quando si parla di salvezza, Paolo dice, sì, è vero che siamo stati salvati dai nostri peccati, ma soprattutto siamo stati salvati dall'ira di Dio. Perché non è che l'ira di Dio giunge in un momento, l'ira di Dio è sul capo di tutti coloro che si ribellano a Lui. E quest'ira di Dio non viene mai tolta se non nel momento della conversione e della nuova nascita. Ecco perché l'Apostolo Paolo ci dice che è Dio che ci ha dato la vita. Questa è la nuova nascita. È Dio che ci ha donato una nuova vita. È Dio che ci ha donato una nuova natura per mezzo della quale noi possiamo vivere in modo santo, giusto, irreprensibile come il Signore ci comanda. Paolo ci ricorda che tutto è dipeso dal Signore, tutto è dipeso da Lui. Un tempo eravamo lontani, morti nei nostri peccati, schiavi di un padrone senza scrupoli. Il principe della potenza dell'aria, Satana, non aveva scrupoli lui, ci usava come voleva, come delle marionette, per soddisfare la sua volontà demoniaca. Ma Dio ci ha liberati per la sua misericordia e per la sua compassione. È interessante anche notare un'altra cosa, che Paolo dice che Dio ha vivificato anche i gentili. Perché è importante sottolineare questo? Perché se Dio avesse voluto, non lo ha fatto, ma se avesse voluto, avrebbe limitato la sua salvezza solo a Israele. Poteva farlo. Lui è re, lui è il Signore. Invece ha esteso la sua salvezza a tutti gli uomini che si convertono, siano essi ebrei, greci, italiani, americani, orientali, di qualunque razza e ex religione. A tutti Dio dona la sua salvezza, ma a tutti coloro che si ravvedono e si convertono dei loro peccati. Siamo stati vivificati per il suo amore, per la sua misericordia. Siamo rinati ad una nuova vita. E in Colossesi 2 Paolo dice: voi che eravate morti nei peccati, nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, che noi eravamo morti. Eravamo morti che camminavano. Ma Dio ci ha dato questa nuova vita, che possiamo veramente vivere in Cristo Gesù, avendo ottenuto il pieno perdono dei nostri peccati. Non importa quali crimini abbiamo commesso o quali peccati abbiamo compiuto. Queste le cose le guarda l'uomo, ma non importa la tipologia del peccato che abbiamo commesso. L'importante è che abbiamo ricevuto il perdono del Signore, il perdono suo. Sia che io prima ero una persona che si comportava bene, da perfetto religioso, sia che invece ero un uomo che era il marciume della società. Non importa. Il discorso fatto è che ho ricevuto il pieno perdono del Signore. Questa è la cosa importante. E vogliamo iniziare la seconda sezione del brano che abbiamo letto, quindi torniamo a Matteo 7 e vogliamo leggere i versetti 15 Possiamo leggere dal versetto 15 fino al versetto 20.
Guardatevi dai falsi profeti, quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine, fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Allora qui noi abbiamo il pericolo dell'apparenza. Viene proprio messo in evidenza questo particolare aspetto e viene messo in evidenza guardando a quale categoria di persone, come il Signore Gesù le sottolinea, i falsi profeti. Cioè coloro che predicono un messaggio falso, però dicono Dio mi ha mandato o il Signore mi ha detto. E questi sono i personaggi veramente pericolosissimi, perché se si dà retta a queste persone automaticamente si va fuori strada. Ecco perché il Signore che cosa dice? Guardatevi, cioè state attenti alle persone che voi avete davanti. Lo dice proprio il Signore. State attenti a chi vi parla e al messaggio che vi trasmette. Questo poi è un insegnamento che l'Apostolo Paolo ribadirà agli anziani di Efeso quando dirà: badate a voi stessi, perché da qui a poco tempo entreranno lupi rapaci che deprederanno anche il gregge. Che cosa vuol dire guardatevi? È bello vedere come nella scrittura questa esortazione sia rivolta all'insegnamento e all'ubbidienza della parola di Dio. Questa è la cosa a cui noi dobbiamo fare più attenzione, da cui dobbiamo veramente guardarci, cioè l'ubbidienza delle parole del Signore. Ad esempio, in Deuteronomio 4, versetti 23 e 24 è scritto: guardatevi dal dimenticare il patto che il Signore, il vostro Dio, ha stabilito con voi e dal farvi una scultura che sia immagine di qualsiasi cosa che il Signore, il tuo Dio, ti ha proibita, poiché il Signore, il tuo Dio, è un fuoco che divora, un Dio geloso. Sappiamo, vero, che il Signore aveva stabilito un patto ben preciso con il suo popolo, mediante il quale Dio si impegnava ad adempiere le sue promesse, ma Israele si impegnava ad ubbidire, ad essere fedele al Signore. Essi dovevano realmente stare attenti dall'abbandonare il Signore. E il Signore gli dirà: se tu lo farai, ti succederà questo, questo, questo e quest'altro. Delle conseguenze terribili che Israele sperimentò nel corso della sua storia. Ma certamente possiamo dire che lo stesso avvertimento vale anche per noi. È vero, noi non facciamo parte del vecchio patto, noi siamo entrati nel nuovo patto, quel nuovo patto che il Signore Gesù ha sigillato per mezzo del suo sangue, del sangue che egli ha versato per la nostra salvezza. Infatti, un apparente, o un credente apparente, in realtà è colui che formalmente ed esteriormente dimostra di appartenere al Signore, quando in realtà la sostanza è ben diversa. Ovvero, un credente apparente può ingannare tutti, a parte il Signore. Io non mi dimenticherò mai di quello che lessi un po' di tempo fa, mi pare che ve l'avevo anche già citato, di un pastore, tra virgolette, americano, che per sfuggire alla guerra si finse predicatore. Una chiesa lo fece, lo elesse, diciamo così, a pastore. Lui guidò bene per 5 anni quella comunità. Quando finì la seconda guerra mondiale, lui lasciò totalmente la chiesa e disse: io vi ho soltanto ingannato, non ho mai creduto nel Signore, non so neanche chi sia. E aveva condotto bene la chiesa. Come ha fatto? Tutti furono ingannati da quell'uomo, ma non aveva accettato il Signore. Ecco chi è il credente apparente. Può ingannare tutti. Anche Balaam aveva ingannato, vero? L'abbiamo già visto questo personaggio. Ma come lo definisce la scrittura? Un mago e un indovino. Sembrava un profeta di Dio, ma in realtà era un mago e un indovino. L'Apostolo Paolo dirà nell'Epistola ai Filippesi: guardatevi, guardate da chi, dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi,
che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Anche qui, che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Guardatevi dai falsi credenti. Chi erano questi falsi credenti? Erano persone che dicevano: ho creduto in Cristo, ma che nello stesso tempo dicevano: però dobbiamo osservare la legge. E no, caro mio, l'una esclude l'altra. O la salvezza è per grazia, oppure la salvezza è per opere. Dobbiamo metterci d'accordo. Allora, visto che c'erano tanti di questi personaggi che predicavano questo falso Vangelo, che cosa dice Paolo? State attenti da chi voi avete davanti. Guardatevi. Non li definisce in modo tenero, vero? Non è che li definisce persone ignoranti, persone che non sanno bene le cose. No, li chiama cani, Paolo. Li chiama cattivi operai. Li chiama coloro che si fanno mutilare, cioè che si fanno circoncidere per guadagnarsi qualcosa. Guardatevi da loro, dice l'Apostolo Paolo. Ed erano persone che avevano professato Cristo, eh? Avevano detto: io credo nel Signore, ma proclamavano un falso messaggio. Allora guardatevi, dice l'Apostolo Paolo. Dobbiamo ribadire con forza che chiunque porta un messaggio, come i falsi profeti, no? Di cui parla il Signore, un messaggio che non è confacente a quello biblico, è un falso profeta. È un falso profeta. Questi cattivi operai di cui ci parla Paolo portavano un falso messaggio nel quale si voleva nuovamente ripristinare che cosa? La circoncisione fisica. È come se oggi venisse qui qualcuno e ci dice: oh Andrea, guarda che tu per salvarti ti devi far circoncidere. Era quello che facevano queste persone, questi giudaizzanti, che volevano ingannare, la Chiesa. Ma sappiamo che tali precetti erano completamente passati grazie al sacrificio di Cristo, grazie al fatto che Lui è morto una volta per sempre per la salvezza dell'uomo. Essi in realtà perché erano falsi credenti? Lo dice Paolo. Si volevano vantare della loro carne. Avevano professato sì Cristo, ma volevano vantarsi dei loro sforzi, del fatto di dire: io sono migliore di te, io sono più santo di te, io sono più giusto di te. E questo li faceva credenti apparenti, dei cani, perché così li chiama Paolo, dai quali questi credenti di Filippi dovevano stare veramente alla larga. Vedete come non è difficile trovarsi di fronte a personaggi così. E se noi studiamo il Nuovo Testamento ci rendiamo conto che questi sono i personaggi più pericolosi. L'abbiamo già visto nelle sette lettere, se vi ricordate. Nelle sette lettere alle sette chiese, noi abbiamo in diverse chiese, tre o quattro, questa suddivisione: coloro che non si sono contaminati, coloro che si sono contaminati, coloro che seguono il Signore, coloro che seguono il nemico. Questo accade ancora oggi e sono i personaggi più pericolosi. Da una persona che bestemmia dalla mattina alla sera ci staremmo lontano anni luce, ma da una persona che dice: io ho creduto nel Signore, e che magari viene nelle nostre case, prende una tazza di caffè e nel contempo predica un falso messaggio, questi sono i personaggi più pericolosi, perché si infiltrano nella Chiesa, si infiltrano nelle famiglie e li avvelenano. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice: stateci lontani, guardatevi da coloro che si comportano in questo modo. Fratelli e sorelle, io credo che gli avvertimenti che noi abbiamo nella Scrittura non sono mai da sottovalutare. E se la Scrittura ci presenta queste quattro tipologie di credenti, non di credenti, di personaggi, tre sono credenti e uno no, come abbiamo visto, significa che la realtà è veramente così. Allora, come l'Apostolo Paolo dice alla Chiesa di Corinto, esaminiamoci davanti al Signore. Se siamo dei nati di nuovo, non abbiamo il timore di perdere la salvezza. Ma chi invece ritiene o pensa di essere un credente ma non lo è, lui lo sa e anche il Signore lo sa. Gli altri possono non saperlo, ma questa è la tragedia, l'illusione dell'uomo. Allora, fratelli e sorelle, che veramente possiamo far tesoro di questi insegnamenti che noi abbiamo nella Scrittura. Guardiamo a tutto il sermone sul monte del Signore Gesù, a come lui inizia con le beatitudini per arrivare a questi avvertimenti solenni che egli rivolge. Ricordiamoci che uomini spirituali come Samuele ed altri furono ingannati
da dei credenti apparenti. Vi ricordate quando Samuele deve eleggere il re in Israele e lui pensa che il primogenito di Isai sia il re? No, non poteva essere lui, perché il suo cuore era orgoglioso, però Samuele non lo sapeva. Il Signore aveva eletto il più giovane, il pastorello, il dolce cantore di Israele, Davide. E umanamente parlando, nessuno avrebbe scommesso su Davide. Ecco chi è il Signore. Lui guarda il cuore, lui guarda la sostanza, lui guarda l'efficacia della conversione. Noi guardiamo l'apparenza, che veramente possiamo imparare dal Signore a non essere dei superficiali, ma ad analizzare bene le situazioni che noi possiamo, a cui noi possiamo trovarci davanti, e che veramente teniamo conto di quello che ci dice qui il Signore. Guardiamoci da tutti coloro che professano un messaggio che è falso e che non è quello biblico. Stiamo attenti anche a quello che noi ascoltiamo. Che la parola di Dio possa veramente rimanere nel nostro cuore, nella nostra mente. Amen. Grazie del vostro ascolto. Se volete avere delle informazioni, potete scrivere al seguente indirizzo mail andrea2077@gmail.com oppure seguire il canale YouTube Andrea Belli 75. Che Dio vi benedica.